Buongiorno ragazze, oggi il weekly lo iniziamo di martedì. Ieri sono stata a casa, che ero da sola, e ho fatto un po' di pulizie, poi sono andata in palestra, insomma niente di molto interessante, non che di solito faccia qualcosa di più interessante. Quindi oggi è direttamente martedì mattina, sono quasi le 10:30 e sto andando in palestra a fare il solito tapis roulant e calisthenics. Ho già fatto colazione, mi sono mangiato il mio buonissimo porridge con un po' di cacao, miele e cannella, e ho preso i miei datteri, le mie vitamine e mi sono già messa il toppino e niente, quindi adesso vado. Mi stavo vedendo, visto che quando sono da sola faccio tipo maratone di Netflix e mi sto finendo di vedere la serie su Sabrina. Probabilmente quando sarà online questo video l'avrò finito perché mi manca tipo una puntata e mezza. E niente, ragazzi, ci vediamo dopo se facciamo qualcosa di interessante, ma non credo perché corro stasera al dentista, quindi non so se faremo qualcosa di molto interessante. Vuoi dare il buongiorno, Raja? Ciao, Topolino. Tu sembri un po' Salem. E qui c'è l'altro subito. Vero? Jäger? Vuoi dire anche tu ciao? Ciao! E niente. Vado. Allora, sono uscita dalla palestra, sono già andata a pranzo da nonna e sono terribilmente brutta, lo capisco ragazzi, quindi se volete skippare questo pezzo fatelo tranquillamente, tanto non ho niente di troppo importante come al solito. Sto appunto a casa di nonna, nella stradina sempre interna, lo dico perché magari non difficilmente faccio video mentre guido. E adesso ho mangiato prestissimo, fate conto che è 1:05, però ho finito presto palestra e vabbè, ho mangiato una semplice frittatina di quelle proprio sbattute così in padella, non so come si chiama, tutta un po', cioè non una frittata, vabbè. E poi ha fatto le zucchine al forno e niente, quindi adesso vado un attimo a casa mia, l'altra, vabbè, la prima. E poi mi vedo con Corrado che appunto torna da lavoro. E nulla. Sì, buonasera. Sono in bagno, mi stavo andando a tagliare il rossetto perché oggi ho fatto un video che in teoria dovreste aver già visto voi. E niente, quindi poi penso che questo rossetto comunque voi lo vedrete, lo vedrete su Instagram, vabbè. È bellissimo, mi piace un sacco, adesso è un po' sbordato, ma vabbè. Niente, quindi volevo intanto darmi una struccata perché sto preparando la cena. E niente, quindi volevo farvi vedere il rossetto perché è sbordato, messo male, non c'ho il fondo di testa, ho tutti i brufoli in bella vista, non so che è successo oggi, vabbè. E niente, buonasera. Oggi sto in modalità, quando metto sto cappello mi sembro i ladri di Mamma ho perso l'aereo, non so se avete presente, però fa freddo, oggi c'è un po' di venticello, quindi ciò significa che sta arrivando il momento in cui potrò mettermi il mio bellissimo cappotto rosa. Se non sapete di cosa sto parlando, guardate uno degli ultimi video haul di vestiti, tanto così. E niente, oggi sto sempre a casa di mio padre perché innanzitutto oggi è mercoledì, così. E oggi riproviamo ad andare a prendere le raccomandate, quindi ce la possiamo fare. E intanto vado alla prima posta e poi torno di là verso casa mia dove, e poi vado all'altra posta ancora. Ce la possiamo fare, io ci credo. Sulle labbra, se vi interessa, ho messo un cuff di Fenty, spero di averlo pronunciato bene. Comunque il rosato che a me piace tantissimo, ho messo malissimo naturalmente. Con i miei 10.000 menti, brufoli in vista, si va. Io credo comunque di avere un serio problema. L'ho fatto tutti i giri, vabbè, tutta roba da pagare vecchia di 5 anni. Va bene. A parte quello, vado all'ultima posta per prendere quella di mamma. E naturalmente mi ero portata, sapendo perché era già successo che dovessi ritirare una cosa per mamma. Essendo io e solo io e papà gli eredi, mi devo munire di atto notorio. In più mi porto anche il certificato di morte, così non si sa mai. Poi, documento mio, documento di papà, delega scritta da mio padre e firmata naturalmente da mio padre, e la raccomandata, e mi pare basta, va bene. Questa signora, vi giuro, di una maleducazione inaudita, mi guarda la delega e fa: che poi questa, se vogliamo proprio vederla bene, non è stata manco firmata da tuo padre. Io ieri sera, perché mio padre poi si scorda le cose, quindi io ieri sera gli ho mandato un messaggio su WhatsApp con quello che doveva scrivere nella delega, con scritto firmala naturalmente, perché non, cioè, la puoi firmare tu, perché la dovrei firmare io, che non si può fare, insomma. E poi io e mio padre abbiamo una scrittura completamente diversa, perché io non scrivo bene come lui. Lui ha una scrittura, potrebbe sembrare un po' femminile, molto arrotondata, ma non credo che lei sia una grafologa, insomma, poi se lo è, mi sa che non ha studiato tanto bene. E io faccio una firma orribile, vi giuro ragazzi, tutta così dritta, mentre mio padre la fa tutta bella arrotondata. E cioè, mi ha praticamente accusato di aver falsificato una firma,
per prendere una raccomandata che sapevamo tutti, perché tanto quando arrivano queste raccomandate è una cosa da pagare, quindi non è che ci dovevo prendere soldi o niente. Infatti era una cosa da pagare. Sta firma non è manco, se proprio la vogliamo vedere bene, non è manco di tuo padre. Ho fatto: guardi signora, mi sa che non l'ha vista bene, allora, perché se guarda la mia scrittura, le ho firmato davanti un altro foglio, è proprio diversa, cioè, ma mi ci dovrei proprio impegnare tanto per farla come quella di mio padre, quindi va bene. L'incazzatura di prima mattina, ma io per queste cose, perché io sono precisa, e quindi mi incazzo. Difficilmente mi incazzo, ma quando in un ufficio ti devono rendere difficile una cosa che tu avevi preparato bene, perché ero andata lì pronta con tutti i foglietti, le deleghe e tutto quanto, e poi mi tratti in questo modo. Adesso mi vado a fare una bella doccia. Sono stupidaggine, però, visto che non è la prima volta che mi fanno Niente, storie, ma ha sono. chiamato papà, quindi non mi ricordo più che stavo dicendo, perché vabbè, voleva sapere queste cose, perché appunto le siamo andate, cioè, a nome suo praticamente. E niente, vabbè. Scusate lo sfogo, ma mi ero un po' innervosita. E mi innervosisco per delle cose magari stupide, lo capisco, però su queste. E niente. Buongiorno ragazzi, allora voi mi vedete con questo di capelli, ma probabilmente già l'avrete visto perché almeno un video l'avrò caricato prima di questo weekly. E ieri io quando mi rode un po' devo fare qualcosa per farmela passare, perché ho capito che tanto mato fa passare. E una cosa che mi rilassa oltre al trucco è farmi i capelli. Quindi mi sono messa là, ho preso tutti i colori che avevo dentro casa e me li sono passati sui capelli. Fate conto che sono tre colori diversi, di cui due colorista di L'Oreal, uno rosso rosso e uno magenta, adesso non mi ricordo proprio i nomi. E poi avevo anche un po' di rosso della Elgon, il pigmento puro. Però naturalmente avendo il blu, l'azzurro e 10.000 colori e il verde, è venuto questo prugna che devo dire, naturalmente l'ho passato male, vedete qui. E non mi dispiace, mi andava un po' di cambiare ieri così e mi è presa così, quindi vabbè. Adesso mi devo dare una pettinata sicuramente perché sto andando in palestra. Però sono truccata perché dopo andiamo un attimo al centro commerciale che Corrado deve vedere una cosa, non ho capito cosa veramente, quindi vabbè. Ho preso le vitamine e oggi ho preso, ho iniziato da poco a prendere questi qua, che è un multivitaminico. Ne prendo uno al giorno la mattina, poi mi manca da prendere due di vitamina C+. E poi ho preso anche uno che tengo in frigo, che invece è l'Omega 3 Plus. Questi ne prendo sempre due a colazione. Poi prendo la vitamina C, la prendo anche a pranzo e cena. E la sera prendo anche quattro di queste che sono minuscole, che sono invece la vitamina D3, mezz'ora prima di andare a dormire. E niente, sto piena di vitamine. E ho fatto un po' stamattina, vabbè, ho fatto colazione con il solito porridge appunto perché ho palestra adesso. E poi ho chiamato, vabbè, Leni perché dovevo risolvere una cosa che fortunatamente ho risolto abbastanza velocemente. E mi sono sistemata un po' di pagamenti che devo fare in questi giorni. E poi penso che quest'altra settimana dovremmo andare a fare dei giri, penso che mi accompagnerà Corrado perché dobbiamo anche qui risolvere delle cose. Riguardo le raccomandate che sono andata a prendere ieri, ho dovuto tirar fuori un'agenda perché io ho una passione per le agende, ma non le uso mai, però mi piace averle. Adesso ho preso questa qui piccolina perché mi devo scrivere le cose perché mi scordo tutto, ma tutto ragazze. E quindi niente, ho iniziato a segnarmi un po' le cose, i pagamenti che devo fare o comunque le cose a cui devo stare dietro perché altrimenti qualcosa me la perdo sempre per strada. E niente, quindi ho fatto tutto oggi, sono un po' più tranquilla e rilassata di ieri. E niente, quindi, vi volevo far vedere Visto l'outfit. questo maglioncione molto grosso che ho preso l'anno scorso, non mi ricordo se da Terranova o da Calliope, e poi questi leggings che ho preso sempre l'anno scorso da Piazza Italia, sono un po' osè, però poi per la palestra, cioè questi io, in teoria sono sportivi, ma io li uso per uscire perché in palestra non sarei comoda, e poi ho messo, vabbè, le solite scarpe solo perché dopo dobbiamo appunto andare a fare questo giro, qui c'è un macello, qui adesso dobbiamo portare il computer e togliere quella roba, quindi va bene, e niente. Qua ci sono i gatti come al solito che mi seguono e buona giornata! Buongiorno, oggi è venerdì, sono le 2 Quindi circa. buongiorno Fava. Buon pomeriggio. Noi stiamo andando a prendere l'autobus per andare a vedere una mostra al chiostro del Bramante. E niente, quindi dopo vi faccio vedere.
sera, come al solito salto temporale, siamo a sabato sera ormai perché sono le 7. Ieri poi siamo tornati a casa dopo la mostra che devo dire a me è piaciuta molto, a te? Molto. Molto? Ti è piaciuta? E ne è da vedere, se siete a Roma, preziosi. C'era pure lui? La Cristina Capotondi, Solarino. Preziosi. Preziosi e famosi che conosci. Anche Bocci. Bocci, però non so chi sia Bocci. No, ma Bocci è un battanto. Ma che fa? Vabbè, comunque. È carina comunque da vedere. Adesso ci manca da vedere quella su Andy Warhol e quella della Pixar. Ci andremo prossimamente. E poi siamo tornati a casa, vabbè. E ieri sera niente, non mi ricordo. E oggi a casa abbiamo iniziato a vedere insieme Hill House, perché abbiamo finito di vedere sia La Casa di Papel che Elite, e l'abbiamo finita recentemente Elite, devo dire che non è male, e quindi abbiamo iniziato Hill House, visto che io però ho paura a guardarla da solo, ho costretto Corrado a guardarla con me, però tra i due lui è il più fifone. Non è vero. E siamo alla bella seconda puntata, quindi abbiamo tempo, domani magari nel pomeriggio vediamo altre. Adesso stiamo uscendo, andiamo a fare un giretto e poi andiamo a mangiare fuori, come al solito mangio però la carne fuori perché... E niente, e vi faccio vedere adesso, andiamo di là, vi faccio vedere l'outfit. L'outfit è questo, abbastanza comodo, ho messo questa maglietta che ho preso l'anno scorso da Terra Nova, da Calliope, che ha lo spacco sulle spalle, è un pochino a collo alto, un po' leggera, ma tanto dobbiamo andare in un ristorante che non è grandissimo, quindi farà caldo. Questi jeans, io non mi ricordo se ve li ho fatti già vedere, hanno sotto questa cosa qui, e li ho presi l'anno scorso da OVS, solo che praticamente li avevo comprati, perché io compro sempre le robe senza provarmele, come al solito, e non mi entravano. E adesso ci entriamo. E naturalmente non è neanche un taglio che mi dona particolarmente, perché essendo bassetta con le coscette un po' presenti non è che mi stiano bene, però la soddisfazione che mi entrano è più del fatto che non mi stanno benissimo, quindi. E le scarpe sono quelle nuove, certo ci starebbero meglio forse delle tipo delle décolleté, ma mi si ghiaccia il piede, non sono neanche capace a camminarci. E niente ragazzi, quindi noi andiamo, ci vediamo dopo domani, non lo so. Buongiorno ragazze, oggi concludo il weekly con il solito saluto del lunedì mattina, anche se ormai è ora di pranzo, quindi ieri non ho ripreso niente perché come ogni domenica, non che ripeto gli altri giorni che succede chissà cosa, ieri siamo stati a pranzo da nonna come al solito con tutti i parenti e poi siamo tornati a casa, siamo stati a casa perché la domenica è così e ho fatto un po' di cosine per casa e poi abbiamo cenato, visto io le Iene ho guardato la partita a letto, quindi niente, io spero di avervi fatto comunque un po' di compagnia e ci vediamo al prossimo weekly.